Specchia, provincia di Lecce, settembre 2017. Noemi Durini è una ragazza di 16 anni. Vive con la mamma Imma e la sorella più grande, Benedetta, in via Madonna del Passo. I suoi genitori sono separati. Suo papà è andato via di casa, ma vive a 500 metri e anche i nonni vivono poco lontano. È molto bella Noemi, ma ha un carattere ribelle e un rapporto conflittuale con la mamma. Ha anche un fidanzato, si chiama Lucio, ha 17 anni e vive a Montesardo, frazione di Alessano. Con lui, Noemi ha un rapporto decisamente burrascoso. Noemi e Lucio si lasciano e tornano insieme in continuazione. I suoi genitori non sono molto contenti di quella relazione, né lo sono i genitori di Lucio, che è un ragazzo considerato difficile. Lucio e Noemi si lasciano e si riprendono da un anno e da quando lo frequenta ha iniziato ad andare male a scuola. È stata anche bocciata. Passa le giornate con Lucio. La sua vita scorre così. Le ore insieme a Lucio, la musica rap, qualche canna, le amiche, il bar. Chi la conosce racconta che Lucio la picchia, ma che Noemi è talmente innamorata di lui che non vuole lasciarlo. Di Lucio in paese dicono che sia uno sbandato, che ha già fatto 3 trattamenti sanitari obbligatori, che è uno che vive costantemente in paranoia. Il 23 agosto Noemi scrive un post su Facebook. È un post che ha preso da una pagina in cui ci sono molti post dedicati all'amore e alle donne. Il post dice: non è amore se ti fa male. Non è amore se ti controlla, non è amore se ti picchia, non è amore se ti umilia. Noemi si rende conto che la sua storia con Lucio la sta facendo sprofondare in un baratro, ma allo stesso tempo non riesce a lasciarlo. Dopo quel post, nessuno si fa troppe domande, eppure lo leggono tutti. Su Facebook, Noemi posta le foto di lei insieme a Lucio, le foto delle acconciature assurde del ragazzo, e poi scrive: anche se ne potessero fare 2, non ve lo darei comunque. I genitori di Lucio, Noemi proprio non la possono vedere. Un giorno la ragazza, l'11 di agosto, scrive sulla sua pagina Facebook: fidanzamento ufficiale con Lucio Marzo. Il padre del ragazzo scrive un commento da brivido. Biagio Marzo, sotto quella frase, fidanzamento ufficiale, scrive: un cancro. I suoi genitori più volte le dicono che non deve frequentare più quel ragazzo. Addirittura la mamma di Noemi lo denuncia perché Lucio, oltre ad avere un carattere difficile, è anche violento. Noemi, infatti, è tornata diverse volte a casa con segni di percosse. E Imma, sua madre, ha deciso di intervenire. A carico di Lucio ci sono 2 procedimenti, uno penale per violenza privata e l'altro civile per verificare il contesto familiare in cui il ragazzo vive, procedimento che però non ha portato ad alcun provvedimento cautelare. La notte del 3 settembre 2017 Noemi improvvisamente esce e si allontana. Non è la prima volta che la ragazza si allontana da casa. In 5 mesi la ragazza è scappata 3 volte. Quando non scappa, torna alle 6 del mattino. Spesso un cugino la accompagna da Lucio e racconta che ogni volta lui era lì ad aspettarla, geloso, scuro in volto, arrabbiato e sospettoso. «Vuoi lasciarmi? Vuoi tradirmi?» le diceva. Dunque Noemi sparisce di casa il 3 settembre e i genitori denunciano il fatto alla polizia soltanto 3 giorni dopo, poiché fino a quel momento avevano sperato che potesse ritornare a casa, dato che già altre volte se n'era andata. Cosa ti senti dire in questi momenti? Mi sento di dire che noi stiamo facendo il possibile per ritrovare mia sorella, ma se sta guardando questo appello, Noemi, per favore torna a casa, che ti stiamo aspettando. Torna a casa come si vivono a casa, come si vive a casa l'assenza di Noemi? Si vive male, ma noi la stiamo cercando da 10 giorni, senza sosta, quindi... Torna a casa, Noemi. Tu, tra l'altro, Benedetta, stai per laurearti. Sì. Come stai vivendo tu personalmente, che sei una laureanda, questa tragedia?
Sto vivendo malissimo, ho fermato tutto perché il 28 festeggerò con mia sorella. Grazie. Sono passati 10 giorni dalla scomparsa di Noemi e di lei non ci sono ancora tracce. Se n'è occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto. Noemi viene cercata dappertutto, in tutte le zone vicine al paese d'origine, senza lasciare nulla di intentato. Addirittura si sospetta una fine tragica per la ragazza. La cercano nelle grotte, nei pozzi, nelle cisterne. Gli investigatori stanno vagliando anche l'ipotesi più tragica. Quello che insospettisce di più è il fatto che Noemi abbia lasciato casa sua senza portare via i suoi effetti personali. È quella piastra per i capelli dalla quale non si separava mai. Gli inquirenti considerano Lucio come un ragazzo a rischio. Lo interrogano fin da subito e Lucio ammette di aver lasciato Noemi al campo sportivo di un paese vicino alla sua abitazione, ad Alessano. Forse Noemi può aver incontrato qualcuno una volta rimasta sola, o può aver chiesto un passaggio a qualcuno che conosceva, o magari è stata vittima di un malintenzionato. La cercano ovunque, intervengono anche i cani molecolari, e le ricerche si concentrano anche nel perimetro attorno alla casa di Noemi. La nonna della ragazza, Vincenza Cacciatore, parla con i giornalisti con la voce rotta dal pianto. A noi quel ragazzo non è mai piaciuto. Glielo dicevamo sempre, ma lei da quell'orecchio non ci sentiva. Lo voleva e basta. E per questo motivo litigava con la sua famiglia. Ma ora io dico, torna, che qualunque cosa s'aggiusta. La donna racconta di quando ha visto la nipote per l'ultima volta. È successo poche ore prima che scomparisse. Era serena. Lei era sempre tranquilla. Una ragazza normale, solare, che amava uscire con le amiche e fare le cose che fanno tutti i giovani della sua età. Gli unici problemi nascevano quando si parlava di questo fidanzato. La famiglia non lo voleva. Non voleva che lo frequentasse. E per questo motivo Noemi litigava con i genitori. Quando si arrabbiava diceva «ora me ne vado». Ma il motivo era sempre solo lui. Qualche volta è uscita per giornate intere, ma mai, mai per così tanto tempo. Adesso siamo terrorizzati. In teoria potrebbe essere scappata con lui, perché lei non lo voleva lasciare, ma adesso lui sta a casa e lei non c'è. Quindi non credo che sia questo il motivo. Noemi non amava andare a scuola, non le piaceva. Infatti era stata bocciata e quest'anno doveva ripetere il primo all'istituto professionale di Alessano. Negli ultimi giorni aveva detto alla madre che voleva andare a danza e lei le aveva risposto che l'avrebbe portata. Non c'era tensione tra loro per la scuola. Poi in famiglia erano contenti perché la sorella maggiore, che frequenta l'università a Reggio Emilia, doveva laurearsi a fine mese. Mi creda, questa è una famiglia tranquilla. Anche dopo la separazione dei genitori non ci sono mai stati problemi. Lucio è un poco di buono. Mia nipote non doveva stare con lui. Non voglio pensare che le sia successo qualcosa, voglio solo sperare che tornerà presto a casa. Noi l'aspettiamo a braccia aperte. Per questo voglio dire, Noemi, torna, che qualunque problema si risolverà. Intanto, il profilo Facebook di Lucio Marzo, il fidanzato di Noemi, viene tempestato di commenti. Sono tante le persone convinte che lui c'entri qualcosa con la scomparsa della ragazzina. «Caccia a Vagnona», scrive qualcuno. «Tira fuori la ragazza», come se lui sapesse dove si trova Noemi. Emergono inoltre alcune indiscrezioni. Una videocamera di videosorveglianza avrebbe fatto delle riprese interessanti. La notte che Noemi è scomparsa indossava un paio di leggings neri, una maglietta con la scritta Brave, delle scarpe da ginnastica Adidas. Non ha con sé neanche il suo cellulare. La procura di Lecce apre un doppio fascicolo, uno ordinario e uno della procura minorile, con l'ipotesi di sequestro di persona a carico di ignoti. Questo permetterà di avviare accertamenti tecnici approfonditi a partire da intercettazioni telefoniche e ambientali. I carabinieri della compagnia di Tricase ascoltano molte persone, parenti e amici di Noemi. Sono concentrati in particolare sulla figura di Lucio e sui suoi racconti. Vengono setacciate tutte le zone che frequentavano Noemi e Lucio. E anche grotte, l'area archeologica di Macurano, una fattoria abbandonata in contrada Fattore, molto frequentata dai giovani del circondario, soprattutto la sera. 40 volontari e una decina di vigili del fuoco, a turno, scandagliano tutti i luoghi in cui potrebbe trovarsi la ragazza. Il vicepresidente della Protezione Civile di Lecce, Cosimo Carbone, dice «Noi non ci fermeremo. Stiamo individuando i pozzi, anche quelli non segnalati. Non tralasciamo alcuna possibilità. Il problema è che si tratta di un territorio estremamente vasto.
Dopo che la trasmissione Chi l'ha visto ha trattato il caso di Noemi e dopo la diffusione su internet delle sue fotografie, sono arrivate decine di segnalazioni, tutte controllate, che non hanno aggiunto nulla alle indagini. Le foto di Noemi e Lucio, che sono rimaste sul profilo della ragazza, sono misteriosamente scomparse da quello di lui. L'attenzione dei carabinieri si rivolge anche alle chat, scavano nel telefono e nel computer della ragazza e non sottovalutano neanche quel post del 23 agosto, quello sull'amore violento. Intanto Lucio si rende responsabile di un episodio molto grave e particolare. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza lo riprendono nel suo paese in pieno giorno, mentre sfonda i finestrini di un'automobile con la sedia di un bar. Si era molto arrabbiato Lucio, era furioso nei confronti di una ragazza, proprietaria dell'auto, che lo avrebbe accusato di sapere molte più cose di quelle che abbia rivelato agli investigatori. Le PM Donatina Bufferi e Anna Carbonara affermano che Lucio non abbia avuto un atteggiamento particolarmente collaborativo. Non si è neanche messo a disposizione per le ricerche. Qualche amica di Noemi interpreta il silenzio di Lucio come un'ammissione di colpa, anche in base ad alcune confidenze che Noemi le aveva fatto. Poche ore prima di sparire, Noemi aveva cercato su YouTube una canzone del rapper Nitro. Si chiama Sassi e Diamanti e dice: «Odio i tuoi sorrisi falsi perché li spargi agli altri. Li userai per controllarmi, ma per emozionarmi mi serve un negozio di armi. Non mi calmi. Bang». Lucio e Noemi hanno litigato sabato sera. Lo dice un lungo scambio di messaggi. Tutto è stato ricostruito dai carabinieri. Poi lui è passato a prenderla a bordo della 500 bianca di sua madre. Lucio non ha ancora la patente, ma guida lo stesso. È notte inoltrata. Noemi esce di casa di nascosto. Lucio è andato a prenderla. Forse la ragazza pensa che, sicuramente, nessuno si accorgerà della sua fuga e poi tornerà prima che sua madre si svegli. Lascia a casa tutto, anche il telefono e il portafogli, e sale su quell'auto. Sulla 500 Noemi è salita, non c'è dubbio, perché una telecamera riprende l'auto con Noemi e Lucio a bordo, alle 5 del mattino, nei pressi dello stadio. A quel punto Lucio Marzo ammette: «È vero, ci siamo visti, abbiamo litigato, io però l'ho lasciata lì vicino allo stadio». I tabulati del telefono del ragazzo però raccontano gli spostamenti di quella mattina e registrano i contatti che il ragazzo ha con alcuni dei suoi familiari. Quando i giornalisti provano a fare qualche domanda a Biagio, il padre di Lucio, lui inveisce contro di loro e li insegue con fare minaccioso. I carabinieri effettuano accertamenti sulla Fiat 500, a bordo della quale Noemi è salita all'alba di quella domenica mattina. La procura di Lecce focalizza l'attenzione su alcune persone. Sono necessari inoltre accertamenti tecnici irripetibili, a partire proprio da quell'auto. Necessitano di un perito nominato dai proprietari della vettura e da uno nominato della procura. L'auto viene dunque sequestrata. Lucio continua a negare ogni coinvolgimento nella sparizione della sua ragazza. «Sono andato a prenderla all'alba di domenica 3 settembre. Abbiamo parlato per qualche minuto e poi l'ho lasciata vicino al campo sportivo di Specchia. L'ipotesi di reato è sequestro di persona che potrebbe trasformarsi in omicidio o occultamento di cadavere. Vito, il nonno materno di Noemi, è molto duro. Bisognava intervenire prima. Quello là andava rinchiuso in una casa di cura. Penso che il lavoro non l'abbia fatto da solo. Il nonno è convinto che sua nipote sia stata uccisa da Lucio, ma che non sia l'unico responsabile. Sotto accusa dei familiari di Noemi c'è anche Biagio, il padre del ragazzo, un uomo senza un lavoro stabile, che di Noemi diceva: è un cancro per mio figlio». Improvvisamente, il 13 settembre del 2017, succede qualcosa. A casa di Lucio Marzo c'è la troupe della trasmissione Chi l'ha visto. Figlio, dov'è? Adesso siamo preoccupati. Adesso sono preoccupato. Ma non è che l'hanno portato in caserma? Non l'hanno portato da nessuna parte perché è un minore, quindi dovrebbero chiederlo a me. È uscito dalle 10:30, adesso lo stiamo tartassando tutti. I carabinieri, io stesso sto facendo un'indagine su di lui. Quindi Lucio dice di non aver fatto del male alla ragazza. Stai sereno, quando troveranno la ragazza capiranno che io non c'entro niente. Allora, ma io di questo non mi fido, continuo a tartassarlo.
lo sprono a dirmi: ma ti ricordi niente del passato, delle minacce? Lucio non mi sa dire niente, non mi parla proprio di queste cose. Allora, le voglio dire quello che mi stanno, che sta uscendo in questo momento. Hanno trovato la ragazza. Beh, non sono contento. È morta. No! Morta, e Lucio ha confessato. Questo mi arriva, non so altro. Betta mia. Esasperato, sua madre ha mandato gente di Taviano per ammazzarlo. Hanno creato un mostro, è il mostro. Hanno creato un mostro, perché noi hanno creato un mostro. Noi l'abbiamo, se l'hai mangiati tutti. Noi non volevamo sua figlia, non l'accettavamo. Maledetti. Hanno mandato gente di Taviano per ammazzarlo. Sul bar c'erano tutti gli amici, un tossico hanno mandato per ammazzarlo. Non ha detto niente a voi? Che cosa ha fatto a questa ragazza? Cosa è successo quella niente, notte? Niente, che se lo sapevamo. L'abbiamo detto su tutta stanotte pure. Se sai qualcosa, parla. Lui? Parla. Che tuo padre... Lui stavano indagando pure. Lui ha detto sempre che non sapeva nulla. Non sapeva nulla, sempre ripetendo, sempre queste cose. Viaggio è finito, dai. Ora siamo morti dalla famiglia. Mi dispiace. Siamo morti! Contenti! Contenti! È incredibile quello che è successo mentre la troupe di Chi l'ha visto si trovava a casa dei genitori di Lucio. Sul cellulare della giornalista arriva un messaggio che la informa del ritrovamento del cadavere di Noemi e del fatto che Lucio, che in quel momento era trattenuto dai carabinieri, abbia confessato il delitto. Il 17enne ha confessato l'omicidio e ha indicato ai carabinieri il luogo in cui ha nascosto il corpo della povera Noemi, sotto un cumulo di pietre di un muretto a secco, in località San Giuseppe di Castrignano del Capo, a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca. Noemi era ancora vestita con gli stessi indumenti che aveva quando si è allontanata da casa. Lucio è stato accusato di omicidio volontario. Il padre Biagio è indagato per concorso in omicidio. Secondo gli inquirenti avrebbe aiutato il figlio a nascondere il corpo o quantomeno ad occultare le prove. A Biagio Marzo viene notificato un avviso di garanzia per sequestro di persona e occultamento di cadavere. Intanto i carabinieri del RIS di Roma perquisiscono l'abitazione della famiglia Marzo. Si cercano tracce biologiche di Noemi. Emerge inoltre che Lucio era in cura al SERT e aveva subito 3 trattamenti sanitari obbligatori, tutti e 3 nel corso di un anno, oltre ad avere piccoli guai con la giustizia. La notizia del ritrovamento del corpo di Noemi arriva ai parenti. La mamma, Imma, viene colta da un malore e accompagnata in ambulanza. Il padre, Umberto, prova a raggiungere la campagna di Castrignano, in cui è stato occultato il cadavere di sua figlia. Gli inquirenti però gli impediscono di avvicinarsi. Benedetta, la sorella di Noemi, alla notizia del ritrovamento del cadavere, si dispera, urla con tutte le sue forze. Lo sapevate tutti, non avete fatto nulla. La famiglia di Noemi da mesi si era accorta di quelle botte, dei lividi sul corpo della ragazza. Aveva capito che quel fidanzato che lei si ostinava a voler frequentare era violento. La mamma di Noemi è crollata. Viene sedata in ambulanza e poi, quando si riprende, vuole parlare. Lo dicevo che non doveva stare con lui. Lo sapevo che era pericoloso. Anche il nonno materno, Vito, parla. Se fossero intervenuti per tempo, non sarebbe successo. Ora ci aspettiamo che la legge faccia ciò che deve. Era una brava ragazza. Lo avevamo detto tante volte, aggiunge la nonna. Ma lei non ha mai voluto sentire ragioni, litigava con i genitori. Davide, il cugino di Noemi, dice: Lucio era un violento. Tutti sapevamo che la picchiava. Negli ultimi tempi era diventato ancora più ossessivo, non voleva che frequentasse nessuno. Desiderava che uscisse solo con lui. Ma Noemi amava la vita. Nessuno avrebbe potuto costringerla in quel modo. Probabilmente lei ha detto che voleva lasciarlo. E lui ha reagito nell'unico modo che conosce, la violenza. Ad incastrare Lucio c'è il video di una telecamera di videosorveglianza che si trova a pochi metri da casa di Noemi.
Il video mostra con chiarezza che alle 4.50 di domenica 3 settembre la ragazza è arrivata in via San Nicola e insieme a Lucio è salita sulla Fiat 500 bianca di proprietà della madre del ragazzo. Pochi istanti prima si vede l'automobile arrivare all'abitazione della ragazza. Lucio scende dall'auto e si avvia verso casa di Noemi. Poi la telecamera li inquadra tutti e due. Stanno tornando insieme verso la macchina, sulla quale salgono per poi partire. Giuseppe Rizzo, il cugino di Noemi, dice: «Non credo che abbia fatto tutto da solo. È possibile che ci fosse un'altra auto poco più avanti. Quella notte Lucio la macchina l'aveva parcheggiata proprio vicino a casa mia. Se mi fossi svegliato, sentendo il cane abbaiare, se mi fossi affacciato, se avessi mandato via la persona che aveva parcheggiato davanti a casa mia, forse tutto questo non sarebbe accaduto». Intanto il ministro della giustizia Andrea Orlando avvia, tramite l'ispettorato, accertamenti preliminari sulla procura per i minorenni di Lecce, sul cui tavolo c'erano le segnalazioni della mamma di Noemi contro il fidanzato della ragazza. Bisogna capire se l'omicidio poteva essere evitato. Il CSM dovrà verificare se ci siano stati problemi o omissioni. Il sindaco di Specchia, Rocco Pagliara, spiega che a giugno il Tribunale per i minorenni di Lecce aveva chiesto al Servizio di Assistenza Sociale del Comune di Specchia una relazione sulla situazione familiare di Noemi. In base a questa relazione, i giudici hanno emesso un provvedimento di presa a carico della ragazza da parte dei servizi sociali, provvedimento che è arrivato troppo tardi ai servizi sociali, il 5 settembre. Questa relazione, chiesta dai magistrati del Tribunale dei Minori, era una conseguenza delle denunce incrociate tra la famiglia di Noemi e quella di Lucio. I servizi sociali avevano inoltre chiesto anche al SERT di prendersi carico anche della ragazza. Lucio, intanto, ha permesso agli inquirenti di ritrovare il corpo di Noemi e inizia a dare delle versioni agghiaccianti dei fatti. Prima, dice, aveva troppi amici, mettendo in evidenza la sua folle gelosia. Poi, improvvisamente, dice qualcos'altro, qualcosa di veramente sconvolgente. L'ho ammazzata perché voleva uccidere la mia famiglia. Premeva per mettere in atto l'uccisione di tutta la mia famiglia. Dal verbale di un interrogatorio di Lucio Marzo. Tu quando ti sei accorto di questo coltello? La sera, quando io sono andato a prenderla, è salita in macchina e ha cacciato un coltello e mi ha detto: con questo dobbiamo ammazzare tuo padre, tua madre e tua sorella. Mi era venuta una voglia perché mi aveva fatto il lavaggio del cervello Noemi. Siccome io l'amavo a sta ragazza, la volevo con me, mi è venuta voglia di ammazzarli. È successo che gli sono andato di dietro e gli ho infilzato la lama del coltello in testa. Poi con le pietre le ho fatto male alla testa e l'ho lasciata stesa. Le ho messo delle pietre sopra. Poi però in quel momento non capivo niente, dopo che io l'ho nascosta là, sono corso in macchina. Ho acceso la macchina e me ne sono corso a Castrignano. Non mi ricordo neanche il luogo dove ero a Castrignano. Tremavo, così mi sono fatto una sigaretta, mi sono tolto la maglietta, ero in aperta campagna, non stavo nel paese, era aperta campagna. Mi sono tolto la maglietta, ho messo il manico del coltello dentro, l'ho fatto a palla, ho fatto una buca nella terra e l'ho messo dentro. Lucio dice che ha raggiunto alle 5 del mattino del 3 settembre Noemi per cercare di farle cambiare idea. Lei aveva un piano preciso in testa che doveva essere attuato proprio in quella giornata. Noemi infatti gli aveva chiesto di uccidere i suoi genitori insieme a lei. La ragazza sarebbe uscita di casa con un coltello, che dimostra quanto fosse determinata a portare avanti il progetto di eliminare i genitori di Lucio, che ostacolavano la loro relazione. Proprio con quel coltello lui l'avrebbe uccisa. Intanto emerge un altro particolare terribile. Quando la giornalista di Chi l'ha visto dà notizia ai genitori di Lucio del ritrovamento del corpo di Noemi, il padre e la madre del ragazzo hanno una reazione inevitabilmente tragica. Gridano. Il padre accusa quasi un malore. Biagio Marzo, parlando con alcuni familiari, avrebbe detto loro di non sapere nulla e che mai avrebbe aiutato suo figlio a commettere un simile gesto. In realtà, però, l'uomo sapeva dell'omicidio di Noemi. Lo sapeva che era stato Lucio. Anche nel momento in cui la giornalista
lo stava intervistando. Ai suoi familiari, Biagio Marzo ha riferito: Lucio mi ha detto dell'omicidio la sera prima del ritrovamento del corpo e mi ha comunicato anche la sua decisione di volersi costituire ai carabinieri. Allora gli ho risposto: se hai le palle, ci devi andare da solo. Dunque, nel momento in cui la troupe di Chi l'ha visto gli rivela la tragica fine della ragazza, Biagio Marzo sapeva già tutto. In tarda serata di mercoledì 13 settembre, Lucio viene portato in carcere e quando esce dalla caserma di Specchia ha una reazione allucinante. Ci sono decine e decine di persone che attendono il momento in cui l'assassino di Noemi uscirà dalla caserma. Vogliono vederlo in faccia, gridargli tutto il loro disprezzo. Ma quando lui esce, fa un ghigno e un gesto di saluto, rischiando il linciaggio. Le accuse per Lucio sono omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il padre risponde di concorso in occultamento, avrebbe aiutato il figlio a nascondere il corpo di Noemi e le prove dell'avvenuto omicidio. Lucio si trova nel frattempo in una casa protetta. Si dispera. Dice: ho sbagliato, potevo uccidermi io e avrei evitato tutto questo casino. Lucio avrebbe inoltre confessato ai genitori di aver ucciso Noemi con un bigliettino sul quale avrebbe scritto: quello che ho fatto è stato per l'amore che io provo per voi. Noemi voleva che io vi uccidessi per potermi avere con sé. Sono un fallito e mi faccio schifo. Ti voglio bene, papà e mamma. È la mamma di Lucio a leggere il contenuto di quel biglietto davanti alla telecamera di una trasmissione televisiva di Rai 1. Parlando del rapporto tra suo figlio e la ragazzina, dice: lui non doveva guardarsi intorno. Non si doveva guardare intorno se c'era qualche ragazza. Quando si è girato è venuto a casa tutto graffiato col sangue. Mio figlio era calmo, subiva e ultimamente ha reagito così. Reagiva quando la vedeva. Lei voleva entrare nella famiglia, voleva essere accettata da noi. Noi non la potevamo accettare per quello che sentivamo dire su di lei. Abbiamo chiesto all'assistente sociale di allontanarla. Abbiamo chiesto a tante parti, ma nessuno ci ha aiutato. Non è l'unica testimonianza assurda rilasciata dalla mamma di Lucio, che in televisione si è sfogata anche dicendo una frase agghiacciante: meglio un morto che tre, riferendosi al fatto che Noemi avrebbe chiesto a Lucio di uccidere suo padre, sua madre e sua sorella. Le parole della donna scatenano la furia del padre di Noemi, Umberto, che va sotto casa della famiglia di Lucio. Voglio suo padre. Avevano un odio per mia figlia indescrivibile. I due uomini vengono quasi alle mani e devono intervenire i carabinieri. Intanto è attesa l'autopsia sul corpo di Noemi. Verrà effettuata dal medico legale Roberto Baglio. Dopo il primo esame radiologico, il medico esclude che Noemi sia morta a causa di un colpo di pietra alla testa. Dall'attacco, infatti, non emergono segni di fratture scheletriche, né tantomeno del cranio. Questo fa escludere che Noemi, come invece era stato detto in un primo tempo, sia morta per i colpi inferti con una pietra in testa. Il padre di Noemi sostiene che Lucio stia proteggendo a sua volta suo padre ed è convinto che sia stato Biagio ad uccidere sua figlia. Umberto Durini dice: il ragazzo era stato cacciato di casa, dormiva nei casolari, io l'ho accolto, l'ho portato da me, gli ho comprato i vestiti, mia figlia lo amava e per questo sono andato da suo padre per parlare, ma loro mi hanno aggredito e chiamato delinquente. 3 giorni dopo il ritrovamento del corpo di Noemi, Lucio Marzo si avvale della facoltà di non rispondere. È stato interrogato dal GIP del Tribunale dei Minori di Lecce alla presenza della PM Anna Carbonara e degli avvocati Paolo Pepe e Luigi Rella. Il giudice deciderà se convalidare il fermo disposto dalla procura e quale misura cautelare disporre a carico del giovane. L'avvocato Rella anticipa che chiederà la perizia psichiatrica. Lucio ha raccontato di aver ucciso Noemi con una pietra. Poi ha cambiato versione, ha parlato di un coltello. Il coltello però non si trova. Lucio racconta che Noemi voleva lasciarlo e che lui era geloso, ma che era molto possessiva anche lei e che gli faceva tante scenate. E ancora, che Noemi voleva assassinare i suoi genitori perché la famiglia Marzo ostacolava la loro storia. Però, in una lettera che Lucio ha scritto a Noemi, le dice che sono i suoi genitori a farlo stare male, che solo lei riesce ad alleviare il suo dolore. Con il padre, Lucio era arrivato alle mani,
ed era stato proprio Biagio Marzo a chiamare il 118 a causa di una reazione spropositata del figlio, facendo così scattare un primo TSO. È in quell'occasione che Lucio è stato cacciato di casa e ospitato dal padre di Noemi. Biagio Marzo è indagato per occultamento di cadavere e nel suo passato c'è un altro episodio sinistro, una condanna a 12 anni di carcere per un omicidio avvenuto all'estero. Il padre di Lucio aveva denunciato Noemi per atti persecutori e anche la moglie odiava quella ragazzina, al punto da farle pronunciare quella frase: «Meglio un morto che tre». Noemi avrebbe voluto uccidere lei, il marito e l'altra figlia. Ascoltato dalla procuratrice dei minori Maria Cristina Rizzo, Lucio fornisce differenti indicazioni sull'itinerario percorso e sulle motivazioni dell'incontro con Noemi e sulla fine di quell'incontro. Quando ha condotto i carabinieri sul luogo dove ha nascosto la ragazza, ha raccontato di aver parcheggiato in quel posto con la scusa di una sigaretta. È sceso dall'auto insieme a Noemi e, approfittando di un momento in cui la ragazza lo stava precedendo, l'avrebbe colpita e uccisa. Poi, alla presenza delle PM, dà un'ennesima versione. L'ho colpita con un coltello. La lama si è spezzata, l'ho spinta a terra, l'ho colpita ancora con delle pietre e dopo ho coperto il corpo con altri sassi. Poi mi sono allontanato e ho gettato via il coltello, ma non so dove. Gli inquirenti sospettano che il padre di Lucio lo abbia aiutato a fare sparire le prove del delitto. Intanto Lucio dà un'ennesima incredibile versione. L'ho presa e poi lei ha detto di non andare subito a casa mia, poi si volevamo in via. E siamo andati a San Fiorello di Leo. No, qua c'è il bagno così. Io mi sono fumato una canna, quindi qualche birra. E lei stranamente, di solito fumava sempre con me, no? Anzi, se la fumava quasi tutta lei. Quel giorno ho detto di no, che non volevo fumare. Stavo agitato, tutta, si muoveva strano, poi lei era piantata. Dopo siamo stati a mare, lei ha detto andiamo a casa tua. A Castagnano ha detto fermo, perché aveva, quando poi abbiamo finito, lei voleva andare a casa mia, io non ho voluto più andarci. Lei ha cominciato ad agitarsi, a dire che cazzo è, non è cervello, allora c'è un coglione, là. E quando sentì che mi insultava, e quando insultava anche la mia famiglia, io mi sono sentito un dolore al cuore, non per andare a pensare alla mia famiglia. E allora ho detto di tirarsi, mi ricordo di dire tirarsi. Quando ho detto ti lascio, cioè lei stava al posto del passeggero, ha preso il coltello, ha detto si gira verso di me, ha detto dobbiamo andare a casa tua, subito. Io sono sceso dalla macchina subito perché avevo paura, perché era del padre. Ho tolto le chiavi, cosa mai facevo anche strada. Lei pure scende dalla macchina. Ha cominciato a darmi schiaffi, a menarmi. E mi sono stato caldo perché era una ragazza, no? Quando ho visto che puntava il coltello, gli ho dato un calcio alla mano, il coltello è caduto. Lei è andata subito a prendere il coltello, no? Quando lei ha fatto di andare il coltello, a prendere il coltello, io l'ho spinta e l'ho preso prima io. Me lo sono messo così. Con una mano mi difendevo dalle cose, dalle cose che mi dava, e con l'altro tenevo così. Dopo 5 minuti, non ho capito più in casa. Per farla smettere, ho fatto così, che si è conficcata la lama, si è spezzata e lei è caduta a terra. Ho preso qualche pietra e gliel'ho messa sopra, no? Per capire. Non capivo niente, sto piangendo. Ho detto che cazzo ho fatto. Mi sono messo nella macchina e mi sono andato. Però è strano, quando io sono andato a confessare, no? Che ho dovuto andare a cercare il posto, non l'ho trovato subito il posto perché non mi ricordavo molto bene, perché bella la paura, bella benta. Poi abbiamo trovato il posto e c'era una cosa di pietre così, con massi di distanza, quasi che io non avevo la forza di prendere.
Quindi c'è stato qualcun altro, c'era qualcun altro. E io so chi è. Che voleva fare poi la famiglia, che era stata convinta da questo qua a fare la mia famiglia. Sai perché? Perché se la scopava faceva video. E faceva altre cose, queste con altre ragazzine faceva queste cose. E l'ha fatto anche con noi, gli scambio di dalla famiglia. Nella dominata. Dunque, Lucio racconta che quella sera è uscito con Noemi. Sono andati a Santa Maria di Leuca al mare, ma non per fare il bagno, per bere qualche birretta e fumare una canna. Lucio racconta che Noemi, che solitamente fumava, quella sera non ha voluto fumare. Era molto agitata. Il ragazzo dice, sembrava pippata, sostenendo che forse Noemi potesse aver fatto uso di cocaina. Lucio e Noemi si appartano e poco dopo la ragazza inizia a parlare nuovamente del suo piano, quello secondo il quale quel giorno avrebbero dovuto uccidere i genitori di Lucio e la sorella. Ma Lucio avrebbe iniziato a tentennare e a quel punto Noemi avrebbe iniziato ad insultarlo, a prenderlo a schiaffi. «Dobbiamo andare a casa tua ora!» E gli aveva mostrato un coltello. Lucio era riuscito a toglierle il coltello dalle mani. Intanto Noemi continuava a schiaffeggiarlo. «Sei un coglione! Dobbiamo uccidere la tua famiglia! Sei un coglione!» A quel punto Noemi avrebbe iniziato ad insultare anche i familiari di Lucio. E lui, che fino a quel momento non l'aveva toccata nonostante lei lo schiaffeggiasse, perché è una ragazza, dice nell'interrogatorio, ad un certo punto non capisce più niente. La colpisce con il coltello. Poi Noemi cade a terra e la nasconde sotto dei sassi, poi si allontana. Ma alla fine Lucio dice anche un'altra cosa. «Io ho visto che c'erano dei sassi, l'ho nascosta sotto i sassi, ma i sassi erano pesanti. Non posso averlo fatto da solo. Infatti con me c'era un'altra persona, io so anche chi è. È una persona con cui Noemi era d'accordo per uccidere i miei genitori. E lui, io lo so chi è. È uno che se la scopava Noemi e faceva i video, l'ha fatto anche con altre ragazze, e in cambio le dava la cocaina». Le parole di Lucio sono veramente assurde. Lancia accuse dirette ad un'altra persona. Intanto arrivano i risultati di una relazione neuropsichiatrica psicologica del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Lecce. La patologia di cui soffrirebbe Lucio è un'organizzazione borderline di personalità con capacità intellettive al limite. Inoltre il ragazzo, come conferma il GIP, non manifesta accenni di senso di colpa. Il fermo viene convalidato in quanto il GIP ritiene che ci sia pericolo di fuga. Lucio viene trasferito nel carcere minorile di Bari. Il 19 settembre vengono resi noti alcuni particolari riscontrati dall'autopsia sul corpo di Noemi. Ci sarebbero lesioni multiple sul collo e sulla testa, anche se l'esame autoptico non ha fornito una risposta univoca sulle cause della morte. Il 20 settembre si svolgono i funerali della ragazza e la madre, Imma, fa un disperato appello. «Non voglio odio», dice rivolgendosi ai giovani. «Non odiate perché l'odio porta soltanto violenza. Mia figlia è morta, ma ha vinto lo stesso perché lei non provava odio. A voi ragazzi ora, chiedo, se avete problemi, venite a casa di Noemi e parlate, la porta sarà sempre aperta per ascoltarvi». Emergono anche altre indiscrezioni. La punta di un coltello è stata trovata durante l'autopsia del corpo di Noemi, conficcata nella nuca della ragazza. Prima di essere uccisa, Noemi è stata picchiata. Sono state trovate sul suo corpo lesioni contusive multiple da picchiamento al capo, agli arti e lesioni d'arma bianca al capo e al collo. Sul corpo non ci sono segni di pietra. Il coltello col quale è stata colpita è un coltello da cucina. Il 1 ottobre del 2017 viene data notizia che Lucio Marzo verrà sottoposto a perizia psichiatrica. Il 17 gennaio del 2018 la Procura di Lecce iscrive nel registro degli indagati per il reato di omicidio un uomo che si chiama Fausto Nicolì. È un meccanico. L'iscrizione nel registro degli indagati di Nicolì è avvenuta dopo quella delirante confessione di Lucio Marzo, che rinchiuso nel carcere per minorenni di Quartuccio, in provincia di Cagliari, ha inviato varie lettere agli inquirenti, in cui accusa il meccanico di aver ucciso Noemi. Nicolì nega ogni accusa e risponde «Sono serenissimo. Ho ricostruito ai magistrati tutto. Dove e come ho conosciuto Noemi e Lucio. Dove ci vedevamo di solito, in un bar nel centro storico di Tricase». Ha spiegato anche il motivo delle numerose telefonate intercorse in un anno, circa un centinaio,
tra lui, Lucio e Noemi. Io quella sera prima di mezzanotte ero già a casa, non mi piace la vita notturna. Lucio ha raccontato che il meccanico avesse dei video compromettenti di Noemi. L'uomo viene indagato per omicidio volontario, pornografia minorile, sfruttamento della prostituzione. Lucio infatti ha aggiunto che il meccanico avrebbe favorito rapporti tra altre persone adulte e minorenni. Queste accuse costeranno a Lucio Marzo l'accusa di calunnia nei confronti del meccanico Nicolì. Lucio sosteneva che il 49enne avesse ucciso Noemi per cose loro, davanti ai suoi occhi. Dice di aver dovuto rispettare il silenzio perché in caso contrario Nicolì avrebbe sterminato la sua famiglia. Ovviamente è tutto falso. Tra le tante lettere che Lucio scrive, ce n'è anche una indirizzata al padre di Noemi, al quale dice: «Umberto, volevo solo dirti che ad uccidere Noemi non sono stato io. C'entra qualcun altro, Fausto, ed è solo un miserabile assassino». Dopo un'udienza del giugno 2018, la mamma di Lucio urla ai giornalisti: «Siamo vivi, siamo orgogliosi di nostro figlio». Quando una giornalista le chiede di spiegare quelle affermazioni, dice: «Siamo orgogliosi perché mio figlio ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa a noi, alla sua famiglia e alla famiglia di Noemi. Forse adesso si sta rendendo conto di quello che ha fatto. Ho detto siamo vivi, perché è vero, lui ce l'ha detto. Quella mattina dovevano venire a casa a uccidere me, mio marito e mia figlia. E lei ci crede, signora?» «Sì». Il 4 ottobre del 2018, Lucio Marzo viene condannato a 18 anni e 8 mesi per l'omicidio di Noemi. «Non potrò mai perdonarlo. Bisogna dargli l'ergastolo», dice la mamma della ragazza. «La parola perdono non esiste perché non potrò mai perdonare. Lui dovrà chiedere perdono a Noemi e alla sua coscienza». A giugno del 2018 c'è la sentenza d'appello che conferma la condanna a 18 anni per Lucio Marzo. I giudici della corte presieduta da Maurizio Petrelli respingono la richiesta di rinnovare la perizia psichiatrica e respingono anche il riconoscimento dell'attenuante generica avanzata dalla difesa. La mamma di Noemi però vorrebbe che le indagini ora si concentrassero sui punti oscuri della vicenda. Ma il 2 giugno del 2021 le indagini sui genitori di Lucio Marzo vengono archiviate. Il GIP ha notificato l'archiviazione delle indagini a carico di Biagio Marzo e Rocchina Rizzelli, genitori di Lucio. Nel 2020, dopo solo 3 anni di detenzione, Lucio Marzo fa richiesta di poter lavorare fuori dal carcere. Per la legge ne ha diritto, perché quando è stato condannato era minorenne. Intanto, nel giugno del 2022, Benedetta, la sorella di Noemi, rilascia un'intervista. Dice di essere convinta, insieme alla sua famiglia, che i genitori di Lucio abbiano concorso nella fase dell'occultamento di cadavere. «Siamo convinti di non aver avuto giustizia, anche perché crediamo che nella fase successiva all'omicidio ci siano stati dei coinvolgimenti e degli occultamenti per i quali i responsabili non sono stati puniti. Siamo convinti che i genitori di Lucio abbiano concorso nella fase dell'occultamento. Quel ragazzo non avrebbe potuto fare tutto da solo. Ucciderla, seppellirla ancora viva, liberarsi dell'arma del delitto, lavare la macchina. Stiamo verificando nuove prove da portare al giudice per chiedere la riapertura dell'indagine». Purtroppo la scena del crimine all'epoca non è stata transennata ed è stato contaminato tutto. L'attenzione dei nostri consulenti si sta concentrando su un DNA maschile non identificato presente sopra l'indice di mia sorella, sulle tracce informatiche e sulle celle telefoniche che non sono state prese in considerazione nel corso degli accertamenti. Mia sorella è stata assassinata da Lucio Marzo in maniera feroce. Non si è veramente pentito di quello che ha fatto, è una persona pericolosa. Lo avevamo già capito quando frequentava mia sorella, tanto che lo abbiamo denunciato per violenze, ma non siamo riusciti ad evitare questa tragedia. Ad agosto del 2022, a 5 anni dall'omicidio di Noemi, sua madre Imma torna a parlare. «La legge non tutela davvero le donne che denunciano. Sentivo che nel ragazzo di Noemi c'era qualcosa che non andava, poi arrivò anche a picchiarla. Ho detto tutto ai carabinieri più volte. E dopo qualche mese si è trasformato nel suo assassino. Nessuno ha fatto niente per fermarlo. Nonostante i miei appelli siamo state abbandonate. Si arrabbiava senza motivo. Iniziò anche a minacciarmi, Lucio. Diceva che voleva stare con Noemi, che non dovevo intromettermi. Poi alzò anche le mani e i carabinieri mi dissero che bisognava aspettare una comunicazione formale da parte del giudice. Alla luce di quanto accaduto ho deciso di denunciare l'intera caserma. Nessuno mi ha mai chiesto scusa. Sono 5 anni senza Noemi, mi chiedo dove fossero le istituzioni. Ho sempre sostenuto che il fidanzato non può aver agito da solo.
Inizialmente sono stati indagati anche i suoi genitori per occultamento di cadavere, ma poi la loro posizione è stata archiviata. Purtroppo non è stato fatto tempestivamente ciò che andava fatto. Le mie richieste non sono state mai ascoltate. Ed è finita così.